Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio condividere con voi una ricetta che ha fatto letteralmente impazzire me e Jimmy. Si tratta del banana bread. Sono riuscita a farlo senza glutine, senza zuccheri aggiunti e credetemi, è venuto buonissimo. Non avevo premeditato di fare un video a sé stante per il banana bread perché in realtà il video che adesso vedrete è parte di un video più grande della mia meal prep di domenica scorsa. Ma la ricetta è venuta talmente buona, nonostante le premesse, adesso capirete, che ho deciso di fare un video a parte, anche perché secondo me è molto simpatico e divertente, insomma io mi sono divertita, e farvelo avere in anticipo. Quindi per tutta la mia meal prep di quel giorno, stay tuned perché il video è in arrivo. Quindi nulla, adesso smetto di parlare perché andiamo alla sostanza. Vi lascio questo video, provate a rifare questa ricetta, taggatemi su Instagram, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Enjoy! La volontà di fare questa ricetta nasce dal fatto che ho in frigo due banane belle mature e volevo consumarle in modo alternativo rispetto al mangiarle pasta. Quindi banana bread. Non l'ho mai fatto e devo ammettere che non l'ho neanche mai assaggiato, ma deduco che sia una specie di, chiamarlo pane, no, ma tipo pan di Spagna che sa di banana. Luna, ma uffa, ma perché ogni volta che io accendo la fotocamera tu devi prendere tutte le iniziative e fare cose? Ok. E nulla, quindi adesso ci provo. Solitamente ciò che faccio per fare le mie ricette è quella di fare un pochino di ricerca prima online, vedere la ricetta base, vedere poi tutte le rivisitazioni che sono state fatte nel corso degli anni e capire gli ingredienti che potrebbero entrare nella mia e poi man mano che la faccio adatto. Quindi abbiamo, ho tirato fuori tutti gli ingredienti, due banane, Chiquita banana, cannella. Tutte le ricette chiamano per due uova. Io però sto valutando se utilizzare un ovo, un albume, oppure un ovo, lo yogurt, non utilizzare lo yogurt, non lo so. Comunque, questa per la parte liquida. E poi farina, no, aspetta, ho cambiato, ho preso la farina di mandorle, così anche da bilanciare l'apporto di carboidrati, perché la farina di mandorle rispetto alla farina normale ne ha molti di meno. Poi vaniglia. Io ho proprio la bacca, quindi in qualche modo capiremo come estrarre l'essenza. Sale, idrolitina, e quindi adesso ci proviamo, raga. Ci si prova. Allora, mettiamo tutto dietro. O anche, vabbè, poi lo faccio vedere. Ma sì. Ok, questo sappiatelo è il mio libro di ricette, dove ne ho scritte bene tre. Però mi sto dilettando a scriverle. Chissà, magari un giorno poi ve lo regalerò. Vedremo. Allora. Ciotola. E fin qui. Tappust. Banane. Cerchiamo di capire anche le quantità, così proprio facciamo un lavoro certosino. Certosino. 200 grammi di banana. Che vado a schiacciare, la madonna, ok, con una forchetta. Più è matura, più questo è facile. Le mie sono belle mature, ma sono fredde da frigo. Potevo riscaldarle in forno. E quello è effettivamente un modo per far maturare la banana. Sarebbe meglio, forse. E dai, bananina. Cucinare un workout. Mi piace parlare sotto i video perché quando metto la musica mi sento un po' limitata nella mia fantasia. Cioè, in realtà prima io e Jimmy ci siamo messi a cantare perché abbiamo ascoltato Tiziano Ferro. E piccola, potresti andartene dalle mie mani. Cioè, voi credete che io riesco a parlare soltanto se guardo una fotocamera? Mi riesco a parlare anche mentre schiaccio una banana. Quanto è buona la banana schiacciata. Ok, quindi banana schiacciata ben bene. In realtà anche se ci sono grumi fa piacere. Aggiungo le uova. Dovrei sbatterle a parte prima. È uguale. Quindi, anzi, facciamo così: un uovo e finiamo l'albume qua.
teniamolo di riserva quell'altro uovo. E al posto di yogurt, cazzi e mazzi, ci metto un 80 ml del mio latte di mandorla fatto in casa. Questo io lo faccio, scusate il casino, lo faccio io, è delizioso e ci sta perfettamente. Ingredienti liquidi fatti, mettiamo da parte, passiamo a quelli secchi. Ciotola numero 2, quindi farina di mandorle. Abbiamo usato 200 g di banana, cioè li ho usati, voi mi fate solo compagnia in questo percorso. Utilizziamo 200 g di farina. E no, madonna, quant'è? No, precisi ho detto. Ok. Bene, non ho registrato gli ultimi passaggi, ma sapete che ho messo un pizzico di sale. Buona sta vaniglia. Poi ho messo la cannella, tipo 2 kg. Non si vede, l'ho già persa. E vabbè. E adesso ho appena aperto la vaniglia. Che spettacolo. Che buona. E adesso cerco di capire come si fa, perché non l'ho mai fatto. Allora, io su tipo Bake Off ho sempre visto tagliare per lungo. Guarda lì quanta. Focus. Raga. No, spettacolo, buonissimo. Amalgamata anche la vaniglia, abbiamo fatto. E ora adesso è giunto il momento tanto atteso di unire gli ingredienti liquidi con i solidi. Quindi aggiungo dell'acqua. Ok, ora che abbiamo questa consistenza bella densa, aggiungo una bustina di idrolitina e la faccio reagire con l'acqua. Impasto pronto. Adesso ci si potrebbe aggiungere tipo gocce di cioccolato eccetera, ma io, siccome è anche la prima volta che lo faccio, lo tengo molto plain, quindi non ci aggiungo niente. Vediamo un po' come viene. Un trucco che ho imparato è quello di mettere la carta da forno, spingerla giù, poi tirarla fuori e si vedono i punti in cui la carta scende, e qui si fa un taglio qua, un taglio qua, tendenza di qua, e in teoria sì, guarda, ora sta bello che giù. Sì, brava Silvia, non me lo aspettavo. Quindi carta da forno messa, adesso si passa l'impasto. Aspettate, che così non ve lo godete. Pronto ad essere infornato. Speriamo bene. L'ho messa in forno con il programma torte a 150 gradi, ma in realtà ora è caldissimo, quindi speriamo bene. Ragazzi, primo tentativo al banana bread fatto a caso. Super riuscito. Buona.
Ciao. Yeah! Lo stiamo assaggiando con burro di frutta secca. Ottimo commento, lascia migliaia di interpretazioni.